Pomeriggio Germana, buon pomeriggio a tutti, nuova puntata, sì. Oggi è martedì, quindi io già pensavo, oggi è venerdì, no, no non finisce martedì, ancora. No, ci vuole tempo. È vero, è vero, devi è vero. Devi ancora tirare il collo, Mieri. Esatto, dobbiamo farlo, dobbiamo farlo. Sì. Allora, prima di presentare i nostri ospiti, diamo qualche informazione, come facciamo sempre. Sì. Come sapete il regolamento della pagina Facebook è cambiato oggi, non ve la diamo neanche la domanda Facebook, perché ci sembrerebbe un pochino... Strano. Sì, strano, vero? Dare una domanda e non poter far rispondere i nostri Infatti. Telespettatori. Siccome potete rispondere dalle 15.30 alle 21, quando ci sarà la domanda, mi raccomando, andate sulla pagina Facebook con VTV e guardate qual è... la domanda e rispondete, perché oggi in premio ci sono Hop logo, hop, ecco, hop, arriva hop. Arriva Carmine. Arriverà, eccolo qui. Quattro pacchi di taralli pistillo da 400 grammi a scelta, quindi sono 1,6 kg di taralli pistillo, l'abbiamo già conosciuto perché è già stato il nostro ospite, un panificio di San Severo Maria Pistillo che fa diversi tipi di taralli, di scaldatelli, questi sono proprio scaldatelli, ma fa anche le cancelle, le trecce, insomma, tutto seguendo i metodi di una volta. Di una della volta. Nonna, come si suol dire. I metodi della nonna. Oh, e questa foto è la foto di una nostra telespettatrice, la signora Beatrice con il marito, che mi perdonerà perché non mi ricordo il nome, mentre questa mattina ritirava la pasta Granoro, per la verità ritirava anche le mozzarelle perché ha vinto due volte grazie alla pagina Facebook che, come avete notato, non è truccata, perché questa signora aveva vinto solo due volte, poi non aveva vinto più perché qua continuano a dire sì, è truccata. Sì. Noi abbiamo fatto questo cambiamento su Facebook proprio per cercare di favorire tutti i nostri telespettatori, tutti esatto. I nostri internauti, tutti i nostri internauti ci possono seguire in tutte le ore. A quest'ora qualcuno lavora, quindi poteva non vincere poter i premi. È giusto così. Infatti. Come pure, continuo a ribadire, non sappiamo perché ci chiamano sempre da Troia. Tutti da Troia, ma non lo sappiamo. Comunque, anche per questo motivo abbiamo contattato anche la Telecom per capire come funziona. La Telecom naturalmente ci ha detto funziona che sono più veloci, cioè punto l'avevo e basta. Detto io, il sono più semplicemente veloce più veloci, quindi mi raccomando, dalle 15.30 iniziate a fare il numero 0881 33 00 35 e siate più veloci. Ieri ci sono stati comunque un paio di telefonate da Foggia, una da Troia e quattro da Foggia, se non sbaglio. Ah, ecco, sì, è vero. Ieri è vero. C'è stato un primato foggiano. Fantastico. Vedete allora, che se volete ce la potete fare. Esatto. Presentiamo le nostre ospiti. Tutte donne, tutte donne. Oh, tutte a me donne, piace tutte donne. È così. È verissimo. È verissimo. Abbiamo oggi la signora Maria Antonietta Russo che da Ordona, che si occupa di organizzare piccoli eventi, però pare che sia proprio brava ad organizzare questi eventi. Sì, lei non vuole dirlo, insomma, è molto modesta, però è così, e vedrete. E poi accanto a lei abbiamo la signora Ombretta Cacciaguerra, che molti conosceranno questo cognome, fa parte di una famiglia molto ma molto importante perché è la proprietaria di quell'appezzamento bello grande di terreno dove ci sono gli scavi di Erdonia, che molti ancora non conoscono ed è un grande peccato, anche perché... signora Ombretta, se noi fossimo stati in Francia o in Germania, quello sarebbe stato un polo archeologico di prima categoria. Certo. Purtroppo da noi è assolutamente bistrattato, è così, no? Infatti. È così. Ultimamente non esiste neanche nelle mappe della provincia. Ecco, mappe turistiche, è gravissimo, non viene segnalato.
Facciamo vedere un pochino di scavi di Erdogan. Mettiamo quel video Paesaggi di un tempo perduto, che è di Stefano Vespertini e recitato da Leone Rubini. Vediamolo. È un fischio del passato e un urlo sul futuro. Il vento. Insinua il suo sibilo, effimero e tagliente tra le antiche rovine. Riporta immagini e suoni di un tempo perduto, immerso tra la polvere, pietre, la sabbia. E il sentiero solcato. Lambisce il viso, i capelli, ma soprattutto il nostro io. E alla stregua del vento senza meta, e alla continua ricerca e composizione dei suoi frammenti, della sua essenza, dove leggenda e realtà riecheggiano l'una accanto all'altra. Come germogli che anelano insaziabili alla luce, i nostri occhi cercano il sole oltre le nuvole, perché vivere è un'incessante avventura in cui tra i tanti colpi di scena i più incredibili devono ancora accadere. Beh, abbastanza suggestivo questo video, questo video. Rendiamoci conto che ce l'abbiamo noi nel nostro noi territorio. Ce l'abbiamo a pochi chilometri da Foggia, sì, è incredibile. 18 chilometri da Foggia. 18 chilometri da Foggia. Vabbè che noi abbiamo anche la tomba della Medusa, che praticamente è una cosa completamente abbandonata. Allora, il suo bisnonno, il conte Cacciaguerra, comprò questo terreno nel 1921, erano 750 ettari per 1 milione di lire, che nel 1921 era una bella cifretta. Poi, vabbè, molte parti sono state vendute, sono rimasti questi 40 ettari, no? Sono rimasti questi 40 ettari. Nel 62 una missione belga guidata da un archeologo, Joseph Martens, iniziò gli scavi. Lei praticamente ha visto dall'inizio. Sì, io mi ricordo il primo giorno in cui è arrivato il primo archeologo. Era un giorno in cui pioveva, di novembre, uno dei rari giorni, e abbiamo visto un signore che veniva dalla stazione di Ordona con l'impermeabile, che era una cosa che non avevamo mai visto, l'impermeabile. No, e abbiamo detto, questo deve essere un belga, perché per avere l'impermeabile belga. E quello, da quel giorno hanno iniziato gli scavi, hanno proseguito ogni anno fino al 2000. Il 2000 si sono interrotti, non hanno riavuto... si erano affiancati le università di Bari, poi quella di Foggia, non hanno avuto più la concessione, il rinnovo della concessione, e poi una serie di problemi, si è bloccato tutto. Si è bloccato tutto. Allora, questo fino a che non sono arrivati questi ragazzi a cercare di valorizzare un pochino. Sì. Ecco, però ecco, bisogna dare atto alla sua famiglia per aver fatto tanti sforzi per cercare di mantenere inalterato questo patrimonio. Nonostante le difficoltà burocratiche, perché questo ufficialmente è demanio, no? È demanio pubblico, però si trova nel... Qua diciamo siamo come se fosse una comproprietà, perché ecco. Il terreno è il nostro, terreno certo. Che non si sa dov'è più, perché dove c'è il muro, c'è il muro. E il muro è del Ministero. È del Ministero. Allora, tipo i capitelli che si vedevano prima della Basilica, il terreno sotto è il mio, il capitello è di loro. No, qui il terreno mio dov'è? Non esiste più, perché questo è il mercato
In teoria il terreno è il mio, però i muri sono della sovrintendenza, altri parti del ministero, cioè del demanio. Tipo questa qui che è la fontana, quella è la mia, perché era fuori da prima. Allora è una commistione tra pubblico e privato. Certo. Però questo non è il problema, non è questo. No, infatti. Perché infatti. Gli scavi si sono fatti quando comunque era privato. Certo. La missione belga l'ha chiamata mio padre tramite un'altra signora di queste parti, Gigliola Bacile, Cirillo, della famiglia, sì. La mamma era Cirillo. Per cui tutte queste cose sono state fatte nonostante fosse privato. Certo, scavato, restaurato, visitato, vengono continuamente le persone. Infatti aperto, io devo lodare la signora Ambretta, perché praticamente nel suo terreno ogni giorno arriva qualcuno. Sì. Ecco, i pullman, le scuole. Pullman, sì. Scuole, io con la bicicletta, insomma. Però la signora non li fa passare tutti quanti, perché è un'appassionata di arte, di cultura, di storia, ed è giusto che tutti quanti debbano vedere queste opere. È un peccato che non siano valorizzate, ovviamente non per colpa della famiglia Cacciaguerra, anzi, come al solito, ci si mette di mezzo la sovrintendenza dei beni culturali, ci si mette di mezzo la regione, in questo caso, il ministero, perché insomma è sempre un po' così. È quello che succede un po' in tutta la nostra provincia, è quello che sta succedendo adesso a Rischitella, dove è stata ritrovata una vera e propria città che è stata ricoperta perché non ci sono i fondi, al famoso trono, la poltrona del diavolo, la sedia del diavolo, come si chiama, a Pietra Monte Corvino, stessa cosa. Gli scavi sono finiti 2 anni fa e in questo momento è tutto abbandonato. Lì sotto Troia c'è un parco eolico dove sotto ci sono degli scavi abbandonati, la tomba della Medusa, insomma ce ne sono davvero di tutti tanti, i colori. Sì. Ma Erdonia è molto, ma molto più importante. Erdonia è definita un po' la Pompei di Puglia, no? Sì. In un certo senso. Anche perché in questo appezzamento c'era una vera e propria città. Sì, sono 21 ettari all'interno delle mura. Ecco, quindi per insomma era una propria città anche sì. Molto, ma molto popolata. Erano quasi sì. 15.000 persone, sì, se non sì. sbaglio. Tra i 15 e i 20.000. In base alla capienza dell'anfiteatro hanno stimato tra i 15 e i 20.000. Che all'epoca era abbastanza. Che all'epoca erano tantissimi. Prego, invece, no, io invece sono incuriosita. Lei fin da bambina ha assistito a questi sì. scavi. Che cosa si ricorda? Come viveva la presenza degli archeologi, il ritrovamento? Bellissimo, un periodo bellissimo, bellissimo. Noi già prima, siccome una parte comunque era scoperta già prima, uh-huh. già prima dei belgi, andavamo a giocare lì perché c'erano le casette del re. Allora noi dicevamo la casa del re, quella è la camera mia, quella è la tua. Per cui poi dopo vedere da queste piccole camerette che erano le uniche parti fuori, venire fuori quello che si vede, che oggi si vede. Stato, cioè ogni anno quando arrivavano era l'emozione di quello che si sarebbe trovato quell'anno, è stato degli anni bellissimi. Sì, bellissimi. Immagino. Bellissimi. È vero. Tra l'altro, ecco facciamo vedere, questa è una realtà virtuale, sì. Questa è la realtà virtuale della Basilica Forense. Sì. Ecco, come doveva essere. Ed è anche un'altra cosa bellissima, era proprio bella, obiettivamente. Tra l'altro Erdonia è stata teatro della seconda guerra punica, no? Di una sì. delle battaglie della sì. seconda guerra punica tra i romani e i cartaginesi di Annibale. Quindi è un sito molto, sì. ma molto importante. E poi Erdonia, Ordona, diciamo, è conosciutissima a livello scientifico dagli archeologi, perché i belgi, oltre ad avere scavato tutto quello a spese loro, e molto di più perché molta parte è stata reinterrata perché era pericolosa, hanno pubblicato ogni 2 o 3 anni un volume, ci sono più di 10 volumi su Ordona, con tutti gli studi delle lampade, dei mosaici, di tutto, dei certo. tipi di per cui è conosciutissima, sui libri di Ordona studiano tutti gli archeologi del mondo, diciamo. Tra l'altro, tutti, sia al Museo del Louvre che al British Museum a Londra, ci sono dei reperti che provengono da Erdonia. Questo è un, sì. grande, è un grande motivo di orgoglio quando si va a visitare, perché sì. c'è scritto Erdonia ed è una cosa sì. molto bella. Ci sono anche molti reperti dell'epoca Daunia, però insomma sapere che ci sono dei pezzi di Erdonia sì, è una gran bella cosa. Come hanno fatto loro a valorizzare invece questi scavi? Lo chiediamo direttamente a Maria Antonietta. Allora, Maria Antonietta, tu innanzitutto di cosa ti occupi?
Innanzitutto sono una mamma, lavoro. E questo è già un bel lavoro. Però ho la passione per il mio paese. Sì. Quindi sto cercando di far conoscere l'Orduna e Erdonia soprattutto. Con questi piccoli eventi, due persone, tre persone, l'amico, comunque si sparge la voce della ricchezza che abbiamo a Orduna. Assolutamente. E sto provando a fare questo praticamente, far venire persone a Orduna per farla conoscere. Certo. E allora, che cosa avete fatto ultimamente? Ultimamente, praticamente, con una scusa dei cavalli, della passione dei cavalli, abbiamo, questo è il 12 ottobre, abbiamo fatto conoscere Orduna, Erdonia più che altro. E poi adesso domenica abbiamo organizzato un evento di vespe lambretta, praticamente l'unica lambretta che c'era era quella del papà di Ambretta, che ha fatto viaggi all'estero, in India, bellissimi. E con la scusa di queste persone che mi hanno chiesto, questa associazione di Foggia, Foggia Gargano, Vespa Club Gargano. Facciamo vedere le foto del Vespa Club Gargano. Abbiamo approfittato. Quindi un giro nella zona degli scavi, sì, archeologici. Ecco qua, un giro, ma poi ecco, sì, c'è un mercatino, sì, si è mangiato. Abbiamo fatto un po' di accoglienza. Ecco, è giusto. Ecco, quindi praticamente da dove venivano? Quindi da tutto il Gargano. Foggia soprattutto. Poi il tempo non ha aiutato molto, infatti sono stati molto frenati da questo. Però ci vogliono ritornare, già mi hanno dato la prossima data. Ecco, ma sono partiti dal trono della villa comunale di Foggia. Sì, hanno fatto la strada. No, è bello, infatti hanno pubblicato gli altri foto. Sì, sì. Questo è l'arrivo. Sono sul sito della Vespa Club, facciamo vedere. Sono 500 associati. Il Gagliardetto, 500 associati. Sì. Eccolo qua, vediamolo. Arriva. Altri eventi, altre manifestazioni invece per valorizzare il centro, quali sono stati e quali saranno? Il prossimo che sarà è il 13 e il 14 di dicembre, che sto organizzando un mercato. Parte dal pomeriggio del sabato e poi tutta la giornata di domenica, quindi anche la domenica chi viene a fare una passeggiata può andare agli scavi, può andare a conoscere gli scavi. Comunque sembra una scusa. Mercato natalizio? Un mercato natalizio, come qua fate Santa Caterina, noi abbiamo fatto Orduna praticamente. Ah, con giostre, bangarelle, chi sa fare qualcosa, il mercato proprio di Foggia, un po' di tutto. E dove si terrà questo mercato? Orduna, al centro di Orduna. Di al centro, non è difficile, insomma. No, Orduna quello è. Quella, insomma, non ci vuole molto. Ecco, bellissima questa idea di organizzare magari una visita agli scavi e poi... Sì, con la scusa di farli venire li porta agli scavi. Esatto, sì, esatto. Ottimo, sicuramente. Ma ci sono visite guidate agli scavi? Sì, ci sono. Si rivolgono anche alla Proloco delle volte per fare le visite. Io mi sono diretta direttamente alla padrona, praticamente. Beh, lei porta qualcuno? Sì. No, se me lo chiedono, sì, volentieri. Chi meglio di lei? Chi me lo chiede, infatti. Volentieri. Poi c'è il nipote del caposcavo storico, che Savino Piccolo, è stato proprio caposcavo ad Orduna, e poi vari archeologi l'hanno portato anche all'estero, per quanto era bravo, e ha formato tutti gli scavatori di Orduna, di altri posti. C'è il nipote che ha fatto archeologia e fa la guida. Pure sì, anche lui ci ha aiutato domenica. Sempre lui, sì. Per passione. Passione, sì. Tutto volontariato. Sì. Infatti, evidenziamolo. Sì, no? Sì. Assolutamente. Tutto per passione. Certo. Sì, tutto questo a partire dal suo bisnonno. Sì, il mio bisnonno, i 750 ettari, l'ha comprato insieme a un altro, erano due soci. Ah. E poi quando si sono divisi lui ha detto: io mi tengo la parte con gli scavi, mentre invece l'altro ha preso, perché a Orduna c'è anche un convento dei gesuiti che sta dietro il comune, lui si è preso il convento dei gesuiti, l'altro e mio nonno gli scavi. E prima aveva comperato, mio nonno non è di qua, si sente, io ancora non ho, io abito qua da quando avevo 5 anni ma ancora non ho l'accento diverso della Romagna, di Pesaro, tra la Romagna. E mio nonno l'aveva comperata per rivenderla, no? E poi quando è venuto si è innamorato e non l'ha venduta più. Si è innamorato, ma poi è stato molto lungimirante, è stato molto intelligente. Mio nonno ha fatto mettere il vincolo sull'area, ha fatto mettere lui il vincolo sul suo terreno per non fare passare l'acquedotto pugliese. Ecco, perché doveva passare esattamente nel foro della città, esattamente lì. Ecco. Questo sarebbe stato un grandissimo... E siccome non c'era modo di non fare passare
sembrava che la cosa importante fosse l'acquedotto, si è fatto mettere il vincolo dai beni culturali per non fare scavare. È stata una persona veramente intelligente. Sì, sì. La nostra provincia deve molto al suo bisnonno. Sì. Nonno, mio nonno. Ah, mio suo nonno, nonno, suo nonno. Sì, no, mio nonno. Oggi probabilmente non avremo gli scavi così come sono. Se sì, mio padre ha fatto... Poi abitavano a Milano comunque, venivano d'estate. Ah, mio padre ha fatto l'Accademia di Brera, ha fatto la tesi sui cocci Downy. Aveva questa amica di queste parti, è di Lecce, però c'avevano le campagne qua. Lei aveva dei parenti belgi, insomma, parlando una cosa o un'altra, hanno fatto venire i belgi, queste università belghe, a scavare. Bellissimo. Perché si sapeva che c'era questa cosa. Ed è andato tutto bene per tanti anni, fino al 2000, diciamo. Dopodiché... Lo dice con tristezza. Però è bello sentire una persona che ama così tanto la storia della propria terra, sì, da volere, insomma, che si vada avanti in questo caso, con gli scavi che si trovi altro. Voi siete giovani, ma qua prima del 2000 si faceva anche un festival di Erdonia, Erdonia Festival. Ah. Per 3 anni sono venuti, è venuto anche il teatro Kismet da Bari, che è importante, sì, come no, certo. È venuto un'orchestra da Bari, il teatro... Qualche anno dopo è venuto anche Michele Placido, se non sbaglio. Dopo, quando già non si facevano più gli scavi, è venuto Michele Placido, perché ha una casa a Ordona, no? Ed è stato coinvolto proprio per cercare di smuovere, però non si è smosso uguale. Quindi la seconda parte chiederemo alla signora Ambretta, come si può fare, secondo lei, per smuovere? Lo so che è una domanda retorica, perché non ci vuole molto a capirlo, però spieghiamolo. Chissà perché, non ci vuole molto, ma poi Il problema è sempre questo. È sempre così. Quando c'è la burocrazia di mezzo, ci si blocca. E qui siamo di fronte a persone intelligenti. Abbiamo avuto molti esempi, come per esempio quello di Calena a Peschici, che è un'abbazia bizantina, che però è di una famiglia, è privata, non c'è stato l'esproprio, ma la famiglia non la fa visitare, cioè è lì chiusa, dove c'è la cappella, ci sono le chiavi inglesi attaccate vicino al bassorilievo della Madonnina che fanno venire un pochino il mal di stomaco, però è così, non si è riuscito, nessuno è riuscito ancora a permettere l'esproprio, perché poi l'esproprio è una parola facile da dire, è esproprio, ma bisogna anche accordarsi, perché sì, è vero che ci sono dei beni che sono demaniali, ma il terreno è loro e quindi bisogna accordarsi, perché non funziona in questa maniera. Che bello, quella è roba via, andatevene, cioè penso che sia così, no? Poi c'è l'esproprio in questo caso soprattutto, che è aperto, sì. L'esproprio non deve essere un cambio di proprietà e rimane tutto uguale. Esatto. Dovrebbe essere, se tu fai un progetto di valorizzazione migliore del mio, prendilo. Certo. No? Ma se tu non fai niente, oppure chiudi, perché io bene o male custodisco, io vedo, purtroppo i turisti sono costretti a passare davanti a casa mia, perché io preferisco, perché li vedo, no? Certo. Faccio lasciare la macchina prima, perché ho paura che vadano giù con la macchina, da altre parti dove si può passare facciamo sempre i solchi con l'aratro per non fare passare, per cui è obbligatorio passare davanti a casa mia. Certo, no? Certo. Diciamo, è obbligatorio per sicurezza. Sì, non... certo, sì, sì. Però questo che io faccio perché lo voglio fare, allo Stato costa. Allora lo Stato dovrebbe avere un custode, recintare. Cioè, in questo momento non credo che abbiano tanto... Tanti soldi da spendere in questa soldi maniera. Da spendere. Per cui la cosa migliore è trovare degli accordi tra privato e pubblico, non incominciare a fare muro da una parte e muro dall'altra. Certo. No. Poi, allora, perché dopo l'esproprio la pausa, in sé non ha motivo. No, infatti, cioè, dopo la pausa parleremo proprio di quello che si definisce il continuum. No? Sì, è vero, noi vediamo tutto quello che abbiamo, però voi dovete farci qualcosa, perché lasciarli così è una sfida. Perché sennò è peggio. Certo, sennò è peggio. Certo. Ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, okay. Carmine, possiamo dare il via alle telefonate? No, rientro dalla pubblicità. Al rientro dalla pubblicità, bene, va bene. Allora, pubblicità, ci vediamo tra poco.
Supermercati Convì, la differenza in evidenza. Cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Mozzarelle secche, 4 torri. Amore per la terra è capace di trasformare i sacrifici in frutti. Eccoci, siamo tornati in studio, noi chiacchieriamo perché questo è un salotto, no? Sì, infatti, siamo a casa con B. È vero, siamo a casa con B. Brontosauro, visto che parliamo di scavi archeologici e tu sei un brontosauro, possiamo dare via le telefonate? Pronto? Va bene. Oh, grazie, grazie. Pronto, chi parla? Pronto. Allora, possiamo dare il via alle telefonate 0881 330 035. Naturalmente, oltre a partecipare al gioco, se volete intervenire per parlare con le nostre ospiti, potete farlo. Non fate sempre che telefonate per mangiare. Sarebbe così carino chiacchierare con qualcuno da casa insieme ai nostri ospiti e non fare. Si vince il premio mangiatorio? No. E allora niente. Piero, non svilire così i nostri telespettatori. Io ti faccio vedere che oggi. Ci scommettiamo? Che oggi chiameranno per parlare. Scommettiamo una cosa di mangiare giù. Sì. Certo, è sempre così. Allora,
Abbiamo detto mercatino, oh, ma come fate a organizzare queste cose? Cioè vi riunite tra mamme, tra ordonesi e dite facciamo qualcosa tutti quanti insieme? O comunque il avete il gruppo su WhatsApp e quindi vi sentite così? No, il mercatino di Natale mi hanno chiamato da Ortanova, ah. Uno che organizza eventi, ha detto perché non lo facciamo? Ho detto ma non è tanto facile farlo, però mi ha dato alcune dritte. Ho parlato con un'associazione, praticamente parlo di bressaglieri di Ordona, che fanno anche servizio civile, mi hanno detto che perché non collaboriamo tutti quanti insieme, devo collaborare con un altro assessore. Vabbè, allora lei deve fare la festa a Natale, sotto Natale, io la faccio adesso, ci mette nel calendario di Natale così almeno... Niente, questo adesso ho preso i contatti, così, niente. Dopo vengono tutte quante insieme le cose. Cioè, quindi allora ci daranno... Hai visto? Che non si fa rete, c'è chi si sta muovendo. Il problema è che si parte dal basso, bisognerebbe partire dall'alto per fare rete. Si secondo parte dai cittadini. Ma secondo me l'importante è partire. Sì, assolutamente. Se si parte dal basso, perché è più genuina. È vero, è vero, è vero. Sì. Sarà sicuramente bellissimo il mercatino che si fa. Ad Ordona che abbiamo detto i giorni... 13 e 14, sabato 13 e domani. 14, domenica. E domenica prossima. Oh, 13 è Santa Lucia e 14 è domenica. Fantastico. Fantastico, fantastico. Quindi da assolutamente bisogna andare, perché poi si vanno a vedere anche gli scavi, sì, voglio certo, dire. Quindi certo. Si unisce la parte mangereccia a quella culturale. Perché si mangerà, perché poi sì. Diciamo che poi chiediamo che cosa si cucina ad Ordona. Pronto? A Natale. Sì. Salve, pronto? Pronto? Beh, dolce. Si sente malissimo. Signori, alzate la voce perché il volume... Pronto? Sì. Pronto? Sì, ora la sentiamo. Sono Luigi da Foggia. Luigi da Foggia, benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Da che zona di Foggia ci chiama? Da San Pio Decimo. Da San Pio Decimo. Lei conosce gli scavi di Ordona? Non tanto, veramente. A Ordona? Penso sia la domanda. Niente? Ci deve andare perché è bellissimo, ce l'abbiamo vicino casa, ce l'abbiamo, quindi, mi raccomando. Il prossimo weekend si fa il mercatino e poi il giro agli scavi. Che un foggiano che non conosce Ordona non va bene, deve non conoscerla, va bene. Deve conoscerla, va bene? Allora, lei di storia se ne intende? Dipende. Dipende. Cioè, qual è la storia di cui si intende? Diciamo che sono come Pierino, va. Diciamo sì. Cioè, quando spiegavano le lezioni, lei faceva salasso, come si suol dire. Allora, è facile, poi guardi me, Allora, come si chiamava il condottiero famoso per la vittoria nella seconda guerra punica tra romani e cartaginesi? L'abbiamo detto prima. Teodorico, re dei Visigoti. Annibale Barca o Hammurabi? Annibale Barca. Annibale, esatto, benissimo, esatto. Bravissimo, è stato difficile, ma lei lo sapeva senza suggerimento, vero? No. Anzi, voglio ricordare alla collega che sono il giovane che ha incontrato Costa Giannone. Sì, mi ricordo, cioè che, adesso. Che mi scusi, che ci accocchia con Annibale, non l'abbiamo capito, però va bene. Ricorderò Annibale. Ricordi Annibale, perché è il colore elefante. Vabbè, come non si fa a non ricordare una ragazza così? Come si fa a non ricordare grazie, una ragazza così? Buono, è vero. Troppo buona, Complimenti. Ah, io ricordo, lei è quello che aveva vinto il premio para del giorno, vero? Bravo. Complimenti. Bravo. Ok, allora, se vuoi, lui ci può chiamare quando vuole, tanto Germana è qui, è sposata purtroppo per lei, però non fa niente. Va bene, sei contenta di avere sono sempre fans. I migliori quelli che se ne esatto. Vanno. Però quindi... un autografo glielo fa, va bene? Luigi? Che premio? Non abbiamo capito. Qual è il premio? Qual è il premio? Sì, giustamente, l'autografo non gliene può fregare di me. Quattro pacchi di taralli pistillo da 400 grammi, quindi 1,6 kg di taralli, va bene? A scelta, ci sono vari tipi di taralli, se li sceglie lei. Ok, grazie. Grazie per aver chiamato. Arrivederci. L'autografo non gliene frega niente. Ma giustamente, mica te lo mangi l'autografo. Esatto. I taralli, sì. Lo so. Allora, che si mangia a Ordona? Che cosa cucinate di buono a Ordona? È una città dove i carciofi vanno forte, no? Carciofo violetto,
Ecco, ma che cosa, avete qualche piatto particolare oppure presenterete qualcosa di carino ai mercati natalizi? No, questa volta no, non cucineremo, facciamo venire direttamente gli altri a cucinare da noi. Ottimo, fantastico. Voi mangerete subito. No, loro organizzeranno e voi mettere la fatica che ci sarà dietro. Cucinare cose tipiche con i carciofi, le solite cose. Carciofi ripieni, carciofi affrittata, lasagna di carciofi. Però, essendo un mercatino natalizio, ci sarà qualche dolce natalizio, penso, no? Le cartellate. Le cartellate vanno alla grande. Come si fanno? Come si condiscono? Perché ci sono diverse ricette col vincotto, col miele. Le mandorle tostate con zucchero, cannella, vincotto, oppure con il miele. Ah, ecco, quindi sono molto vicini a Foggia come tradizione. Sì. E invece a Pesaro che si fa? A Pesaro c'è un dolce natalizio particolare, no, perché lei è stata sempre Ordone. Sì, ordonese. Nel sangue, benissimo, fantastico. Allora, stavamo dicendo con la signora Ambretta, giustamente voi volete che le istituzioni si impossessino, cioè prendano possesso, tra virgolette, di questi scavi, però che ne facciano qualcosa di utile. Ma secondo lei si può fare questo? Sì, come no? Si può. Cioè ci vogliono solo un po' di soldi, un po' di buona volontà. Sì. Perché poi in effetti, mentre la zona è preda di tombaroli, invece quella zona è rimasta intatta. Quella zona, nonostante quello che si può pensare, siccome c'è la città, non ci sono le tombe. Ecco. I tombaroli vanno nelle tombe. Lì farebbero una fatica tremenda perché c'è il muro prima della tomba. Certo. Casomai forse sotto la casa, però certo. Dovrebbero scavare metri e metri il pavimento. Certo, certo. Diciamo, è proprio l'unico posto dove non vengono i tombaroli. Sono leggende metropolitane, sì, no? Perché si dice là non vengono. Le colonne, ci sono delle colonne, no. Come fanno a prendere una colonna? No, dovrebbero no. Essere... Le abbiamo anche viste, no. Voglio dire, esatto, sono belle fatticce, come si suol dire. Sono state anche cementate. Ah, sono state sicurezza. Quindi cari aspiranti ladri o tombaroli, sono state cementate, voglia a lavorare. Poi c'è la signora, la signora non vive lì sola, vive con tutta la famiglia, ci sono i cani. Con tanti cani. Ci sono i cani, poveri voi, ci sono i Rottweiler. Quindi statevene a casa e cambiate mestiere soprattutto. Sì, è vero. No, è vero. Ma non è la zona quella di tombaroli, la città no. Questa è una cosa molto ottimo, importante. Ottimo, una bella notizia. Una bella notizia. Quindi in pratica... Secondo lei ha fatto una stima dei costi che ci vorrebbero per poter valorizzare quella zona? O lei o chi per lei? No, io non l'ho fatta mai, no. Adesso questa è una domanda, no, non me lo sono mai... No, perché giustamente non è di sua competenza. Ma per esempio c'è 1 milione di euro fermo dal 2004, dal 2004, per cui da 10 anni fermo, con cui il comune doveva... restaurare quasi solo restauro dei muri, no? Quello è già finanziato. Ah. A parte che da 10 anni fa adesso i lavori che si fanno sono di meno. Certo. No? I muri non sono i miei, per cui se li restaurano a me non mi viene niente. Certo, no? Certo. Però è fermo. Non è... Ma perché è fermo? È fermo, perché è fermo. Non lo sapremo mai. Allora, tipo queste cose, ci sono tanti finanziamenti. A prescindere da chi è il proprietario, sì, sono tanti fondi finanziamenti europei, certo. A cui, o quando si faceva l'Erdogna Festival, c'erano degli sponsor, la Cassa di Risparmio di Puglia che dava un contributo, con questo contributo si facevano delle piccole cose come i cartelloni, un anno quelli stradali proprio sulla strada, un anno quelli esplicativi della zona. Sì. Poi, La sovrintendenza non ha dato più il permesso di fare non ha dato il permesso di fare gli spettacoli, poi non ha dato più il permesso di fare gli scavi, no? Ogni anno che si rifacevano gli scavi si ripuliva tutto. Adesso ci hanno pensato loro, per fortuna. Mamma. Altrimenti. Sì, loro noi lo facciamo non sempre, però Periodicamente. Che depressione. Ma loro l'hanno fatto proprio in un modo ottimo. Hanno anche coinvolto le scuole quando c'è stata la giornata del Legambiente. L'hanno fatti venire lì. Allora, ne parliamo tra un secondo perché c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Lei, come si chiama? Come si chiama?
Sono Gerarda. Gerarda, da dove ci chiama? Da Foggia. Da Foggia, è la prima volta che ci chiama? È la prima volta, meno male, no, grazie meno a Dio. Ce l'ha fatta. Che bello, siamo contenti. Oh, siamo contenti. Avete visto? Avete visto, cari telespettatori? Basta avere un po' di fortuna. Il dito veloce, secondo me. Signora, lei li conosce gli scavi di Ordona? Di Erdonia? No, non li conosco. No, male, molti giovani non li conoscono. Si faccia portare agli scavi, basta arrivare a Ordona, non ci vuole niente, sono alla periferia del paese, ecco, è facilissimo arrivarci, è facilissimo. Sì, sì. Perché sono veramente belli. Sì, ne vale veramente la pena. Vuol dire che c'entro con mio figlio. Beh, sì. E poi se ci va il 13 e il 14 dicembre, il massimo che ci sono anche i mercatini ad Ordona, va bene? Sicuramente ci andremo. Oh, allora, perfetto. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto ancora prima, la domanda è semplicissima. Come si chiamavano le celebri guerre tra romani e cartaginesi? Guerre puniche, guerre pelviche o guerre stellari? Sì, vabbè. Puniche, esatto. Contro Cartagine, Cartago dell'Enda Est, Cartagine deve essere distrutta. Bravissima, lei ha vinto 1,6 kg di taralli Pistillo. 4 confezioni da 400 grammi a scelta, complimenti e di Foggia, okay. Quindi già domani può ritirarli. Prego. Pronto? È ancora in linea? Sì, sì. Ah, sì. Okay. Dicevo, può ritirarli già da domani al Convidi via Mastelloni, va bene? Va bene, grazie. Grazie, resti in linea con la nostra redazione. A risentirci. Oh, allora, voi come avete ripulito tutta la zona? Volontari. Cioè, veramente vi siete messi con rastrelli, sì, forbici, taglia erba. Abbiamo fatto il giro di telefonate, puliamo gli scavi. È bellissima questa cosa, sì. Abbiamo pulito gli scavi. Ma anche il fatto di aver coinvolto i bambini è stata un'idea geniale, secondo me. A me l'hanno partecipato. No, poi lì ecco, c'è una bella scuola media, Aldo Moro, che io conosco perché ho fatto delle lezioni, dove sono dei ragazzi molto ma molto svegli, molto ma molto intelligenti, e questa è una grande cosa. Si sta valorizzando, almeno da parte dei cittadini, visto che poi succedono le cose, oggi c'è stato il rinvio a giudizio per l'operazione, quella dei rifiuti sotto Ordona, almeno qualcuno che valorizza la propria terra, cioè, visto che ci sono certi che nella propria terra ci buttano i rifiuti. Ma infatti questo gruppo di persone si è unito proprio in quell'occasione. Ah, ecco. Cioè, da una cosa brutta è nata una cosa bella. Speriamo che continui solo la parte bella. Perché a Ordona non c'erano mai state questo tipo di coinvolgimento, di tante persone che si univano. È stato fatto per contrastare quell'operazione della Guardia di Finanza. E poi si è voluto continuare per non parlare solo della parte brutta di Ordona. Certo, no? Per cui da una cosa brutta sta uscendo una cosa bellissima. Anche perché, poi lo diremo dopo, ci sono dei bambini che si sono ammalati ad Ordona, poi ne parliamo, no? Oggi parliamo di cose belle. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera a lei. Come si chiama? Concetta. E chiama da? Troia. Da Troia. Lo voleva dire. Concetta da Troia, è vero, la mitica Concetta da Troia. Sì, sì, è vero. Sì. Ci ha già chiamato qualche altra volta. Sì. Beh, però lei a Ordona c'è stata, vero? Io ci vorrei andare veramente. Ah, ce la faremo, ce la faremo. Deve approfittare, noi stiamo facendo pubblicità. Esatto, appena avrò un po' di tempo. Il tempo weekend. Si deve trovare ugualmente. Ci vediamo tutti a Erdonia, ok? Sì, il prossimo weekend al mercatino e agli scavi. Va bene. Allora, il prossimo, tra due weekend. Il prossimo weekend dell'8. Sì, è vero, è vero. Noi l'aspettiamo, eh? Facciamo allora, la pullman. Allora, certamente. È difficilissima questa domanda. Mi aiutate gentilmente. Signora, ha bisogno veramente di aiuto. Dove si trova Ordona? Sui Monti Dauni, sul Gargano o nei cinque reali siti? Non ho capito, chiedo scusa. Dove si trova Ordona? Sui Monti Dauni, sul Gargano o nei cinque reali siti? La terza. Bravissima, esatto. Nei cinque reali siti, complimenti. È stata difficile, signora, la domanda? Insomma. Questa geografia che proprio ci fa penare. Io sono un po' di età. Vabbè, comunque ce l'ha fatta. Ha vinto 1,6 kg di taralli Pistillo, quindi complimenti. Domani può ritirarli già
al Convì di Troia che okay, si trova a Porta Foggia. Grazie okay, a lei. Grazie mille. Però signora si deve fare la foto. Signora? Andata via. È andata alla foto, ha detto. No, ha detto no. Vai tranquillo, caro, non ti preoccupare. Vado tranquillo. Allora, stavamo dicendo, l'unione fa la forza. Ordona, i ragazzi si sono riuniti grazie purtroppo ad un evento brutto ad Ordona. Ci sono tanti bambini che comunque stanno avendo dei problemi anche abbastanza gravi, come per esempio il tumore al fegato, molti hanno avuto la leucemia grazie agli sversamenti dei rifiuti, quindi alla diossina. È vero questo fatto? Voi vi siete riuniti comunque, sono venute le Striscia la Notizia, forse è venuta ad Ordona, oppure no, era Telenorba se non sbaglio, era Telenorba, il graffio sì. Di Telenorba, avete denunciato la situazione e anche dalle denunce degli ordonesi, e questa è una cosa grandissima perché solitamente tutti sanno e nessuno parla, ci sono state delle operazioni giudiziarie. La cosa fondamentale che molti non sanno è che non c'è bisogno di andare a denunciare facendo il proprio nome, si denuncia in forma anonima perché ovviamente alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza non interessa chi denuncia, l'importante è che qualcuno denunci, perché non è possibile pensare di avere dei bambini di 11, 12 anni, 13 anni malati di patologie molto gravi per colpa delle stesse persone che vivono in quel territorio. È una cosa cattiva. Tra l'altro quei rifiuti venivano dalla Campania, quindi questo significa che ci sono degli accordi che non sono proprio belli, ma noi parliamo delle cose belle, delle cose belle, di Ordona, dei cinque reali siti, dei cittadini della parte buona. Una cosa bellissima, la potete vedere ovviamente soltanto all'esterno per ovvi motivi, quando andate a Ordona, è la casa della signora. Io sono innamorato della casa della signora, perché vista da fuori, c'era una foto prima, no? Vero? Quella è la parte brutta. Ecco, quella parte brutta, ma è bellissima. Faccio vedere quella foto della casa che c'era prima. Non voglio ledere la sua privacy, ma vista da fuori, la sua casa è una delle più belle in assoluto. C'erano delle foto prima, la prima era la foto della casa. Che comunque... No, questa proprio no. No, diciamo che sia la signora... Vabbè, facciamole scorrere, vediamo se si trovano. Ok. Vabbè. Oh, questa casa ovviamente risale al 700, no? Sì, la parte... Questa veramente è fatta sopra due capannoni lunghi, le cui fondamenta sono romane. Per cui poi sopra è stata fatta una parte nel 700. La parte... Questa, eccola qua, sì. Eccola qua. L'abbiamo trovata. La parte centrale del 700. La parte centrale del 700. Sì. Mentre invece si vede appena... Non si capisce perché sembra è dello stesso colore della terra, ma continua, sono dei capannoni lunghi. È quello lì, quella parte lì. Ecco, quella era un capannone che andava da lì fino sotto la casa. E lì i muri di quello sono romani. Sono dei muri romani. Ecco qua. Sì, e davanti c'è l'anfiteatro, che non si capisce. Ecco, però lì, qui, in questa zona qui, per capirci. Sì. Da lì iniziano gli scavi. Sì. Dell'inizio, e c'è l'anfiteatro che 30 anni fa si vedeva ancora, adesso non si vede, ma non perché perché ci sono delle erbacce. È stato costruito all'interno del fossato di cinta delle mura, per cui non usciva fuori neanche anticamente, certo. Sfruttava la pendenza e ci sono solo i piloni e non ci sono le gradinate, per cui lasciarlo fuori sarebbe pericoloso, certo. Perché avremmo solo dei piloni e dei buchi, assolutamente, non si può, non ci sono le gradinate. È bellissima questa cosa. C'è un'altra telefonata. Tanto in senso buono. Pronto? Pronto? Oh, salve, che bella voce. Sì, con chi buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Antonio mi chiamo, la Foggia. Antonio mi chiamo, come Mandalbano sono. Dopo la strigliata ai foggiani, come si stanno facendo bravi, sentire? È stato difficile prendere la linea, signor Antonio? Sì. Però ce l'ha fatta. Chi la dura la vince. È vero, signor Antonio? Prego. Ecco, ce l'ha fatta, siamo contenti. Lei conosce Erdonia? Lei conosce Erdonia? Sì. Oh, finalmente. C'è stato agli scavi. Sì. A Ordona, sì, però gli scavi sono quelli di Erdonia, no? L'antica città. Se li ricorda, vero? Sì.
Sì, sì, ah, ok, sì, ci fidiamo. Allora, vediamo. Come l'abbiamo detto prima, come è soprannominata la zona archeologica di Erdonia? La Pompei della Puglia, la Bombei della Puglia o la Perla di Labuan? Mamma mia. Non la posso aiutare perché mi viene da ridere. La prima. La sì, prima, sì, la sì, Pompei esatto, della Puglia, perché la Bombei della Puglia mi sembrava proprio... La Perla di Labuan. Era un personaggio dei romanzi di Emilio Salgari. Complimenti. Allora, ha vinto 1,6 kg di taralli. Cosa farà con questi taralli? Non si può dire. Sì, possiamo dire sì. Ce li mangiamo. Li offrirà a Natale, a parenti, amici. Sì, adesso arriva Natale. Ecco, va bene. Vuole fare un saluto? Saluto a tutta la mia famiglia. E a voi pure. La salutiamo anche noi. Salutiamo tutti anche noi. Grazie per averci venuto. Grazie a voi. Sì, grazie. Ogni tanto me lo perdevo. Volete aggiungere qualcosa? Sì, infatti, mi stavate dicendo della borsa del turismo archeologico. Sì, la signora... Sì. Prego. Ah, no, abbiamo preso quest'anno, io l'ho preso già altre volte, 4-5 anni, abbiamo preso uno stand alla borsa del turismo archeologico a Pestum. Ah. Uh-huh. Però ultimamente mi era passata proprio la voglia di fare tutto. No? Grazie allo evento che hanno fatto loro il 12 ottobre, che è stato proprio, sono venuti più di 1,000 persone a Ordona. Non stanno telefonando, ma sono venuti. Sono venuti tantissimi, perché c'erano tanti cavalli, musica country, un pranzo, perché alla fine di tutti questi lavori di pulizia che sono durati un mese hanno fatto una mega festa. E hanno risporcato. No, hanno pulito, sono stati perché pulitissimi, ecco. Addirittura raccolta differenziata, tutto bellissimo, tutto perfetto. Ottimo. No, tutto perfetto. Tra l'altro è una città molto pulita. E allora mi è venuto voglia di riprendere questo stand e abbiamo fatto uno stand dove abbiamo messo loro non lo sapevano, parete con tutte le facce di quelli che hanno collaborato, ragazzi, tutte. Nell'altra c'erano gli scavi, però in questa qui c'erano tutti loro. Giustamente. La parete intera. Bellissimo. Giustamente. Ha avuto molto successo, perché tutti si fermavano, perché chiedevano, ma questi chi sono? No? Perché con l'archeologia... Che cosa hanno a che fare? Sì, sì. E invece è meglio anche loro, è rifiorito. Conoscevano Erdonia? Io a Pestum sono andata dal 2000, dal primo anno siamo andati. Sì. Sì, quindi c'è un interesse nei confronti, perché diciamo qua intorno non è conosciuta, ma fuori è conosciuta, diciamo, quando io vado, noi siamo andati a Pestum diversi anni, si vede la differenza quando tu prendi lo stand alla borsa del turismo. Immagino. Poi cominciano a venire i pullman, vengono i giapponesi, a Ordona vengono i giapponesi, i foggiani. Vengono profeta in patria, è così, è bruttissimo però pensarci, sì. Ma lei, visto che vive lì, se ne fa le sue belle passeggiate da sola, deve essere bellissimo passeggiare lì tra gli scavi, penso che uno non si stanchi mai, no? Sì, no, bello. Perché la storia proprio si sente, c'è quella zona del Macellum, no? Sì. Che è bellissima, ci sono anche degli... Ma da Ordona vengono? Sì, no. Perché tanti vengono, vengono... Immagino, insomma, sì, ma ci sono dei mosaici o degli affreschi più che altro? C'erano, ci sono. Cioè ancora si vede pochissimo, si vede forse poco. Sarebbe la prima cosa da restaurare. Quello è stato fatto un restauro, però invece di restaurare gli affreschi hanno restaurato i muri. Ah. Si vede, e poi non i muri che erano contro la terra, ma gli altri. C'erano le varie botteghe, ancora si vedono, no? Questa è un'altra cosa bellissima. Sì. Guardate. I macellum sono pochissimi quelli ritrovati in queste condizioni, nelle varie città, sì. Ce n'è uno a Sepin. Perché comunque c'è... Sì, come no. C'è sì. Un bel po', cioè, no. C'è parecchio. C'è l'ultima telefonata? Sì, l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Salve, come si chiama? Luisa. Benvenuta. Rita. Luisa. Luisa. Da Troia. Luisa da Troia. Benvenuta. Allora, lei conosce gli scavi di Erdonia? No. Ah. Ai. Ma lei ci deve andare, signora. Vedremo. Ha famiglia? Sì. Oh, allora deve portare... Ha figli? Sì.
li deve portare assolutamente, perché esatto. Poi noi andiamo a studiare sui libri di storia sì. Tante cose che poi però abbiamo a portata di mano, è importante, è veramente importante. Oh, sì. Mi raccomando, mi raccomando. Bene. Allora, ah no, mi sa che era, no, non è l'ultima domanda. Invece, l'ultima. No, è l'ultima. Sì, fidati. Ah, vabbè. Fidati che è l'ultima. Ok, ne ho fatte sei allora. Uno, due, tre. No, un'ispirazione lunga. Hai fatto questa? Ah, ecco, è vero, sì, è giusto. Vabbè, vabbè, vabbè. Sono io che sono. Va bene, allora. Sì. Signora, di calcio se ne intende? Non tanto. Beh, vabbè, ma questo è il calcio facile. La so io. Allora, quindi. Si ricorda Zeman? Sì. Oh. Da chi era composto il tridente delle meraviglie del Foggia di Zeman degli anni 90? Mario Pippo Sant'Anastaso, Totò Peppino e Mezzacapa o Rambaudi Baiano e Signori? Signora, non può sbagliare. La terza. Bravissima, esatto. Rambaudi. L'ho detto, la Rambaudi, Ciccio Baiano e Peppe Signori. La sapevo io, non poteva non saperla. Sono lei. Sono difficili queste domande? No, no. No, si dice di sì, perché sì, no, molto, no, molto, siccome molto, ne fa Piero, le fa vero, Piero, quindi molto, poi molto. Ci rimane male. Sì, infatti, infatti, infatti. Allora, complimenti, ha vinto 1,4 kg di taralli pistillo da 400 grammi, quindi ha vinto 1,4 kg, può scegliere tutti i tipi di taralli che vuole, mi raccomando, da domani sì. Al Convì di Via Foggia a Troia. Grazie. Di Via Foggia a Troia. Complimenti e complimenti. A risentirci. Complimenti. Quante vespe c'erano? Una cinquantina? Una quarantina, sì. Una quarantina. Quindi c'erano tutte vespe e una lambretta. Sì. È bellissima. La lambretta ce l'ha ancora, quindi ce l'ha lei ancora? C'era un signore di Ordo, mia mamma gliel'ha regalata, Donata. Perché noi, noi la tenevamo molto male. Giustamente. E lui l'ha messa bene, perfetta. Va restaurata. Sì. È un altro... Io mi chiamo Ambretta dalla Lambretta. Ah sì? Ambretta dalla Lambretta. Però la passione. Allora, quando ha detto la Lambretta era della famiglia, io volevo dire Ambretta dalla Lambretta, però non ho potuto dire. Ma invece vero. Veramente. Vero, sì. Io invece che ho sbagliato il nome direttamente, Ombretta. Perché mio padre e mia madre, prima di sposarsi, sono andati a fare un viaggio in India con, la con due lambrette, con una di quelle due. Fantastica. Con due. Con due. In India con la Lambretta. Poi quando sono tornati si sono sposati e poi l'anno dopo sono nata io. È bellissima, siamo, sì. Oggi stiamo conoscendo allora, tantissime cose. Era un concorso dell'innocente. Ah, ma che cosa meravigliosa. Tra l'altro c'è un'altra cosa meravigliosa ad Ordona, l'ex custode, perché ormai penso che sia in pensione, degli scavi, che è un bravissimo costruttore di calessi sì, e di carrozze. L'ha visti? Sì, sì li ho visti, sono bravissimo. Bellissimi. Naturalmente bravissimo. Adesso forse ne ha uno o due lì sì, agli scavi. Anche i modellini, anche quelli piccoli, bravissimo. È proprio bravissimo, sì, non mi ricordo come si chiama. Di nome. Rocco degli Santi. Rocco degli Santi, è vero, è bravissimo, anzi sono sicuro che lo ospiteremo in trasmissione perché certo. Merita. Sì. Ha fatto addirittura una carrozza tipo quella dei cowboy, quelli dei sì. Carro, sì, un sì. Carro porta in giro sì, i bambini, diciamo, è bravissimo. Abbiamo fatto il giretto anche noi, anche noi. Piero il Bimbo ha fatto il giretto. Mi piaceva. Sto vedendo la Vespa, mi sono ricordata che io mi sono sposata un anno fa in Vespa. Ed erano vedi? Proprio dell'associazione... Poi il marito ha lasciato Germania e si è andato con la Vespa. No, non gliel'hanno fatta, non gliel'hanno lasciata, insomma, perché sono dei pezzi pregiati. Beh, quindi... è la nostra storia. Sì, sì, ci sì, conoscono sì. In Italia per la Vespa, per la è Vespa, vero, ma vero. Anche per la Lambretta. Sì. Allora, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Di già. Domani vi preannuncio che si ballerà. Oh, sì, ballerai tu perché io sono ballare. No, la tendinite, non posso. No, non io ho un crampo, mio domani sarò malatissimo. Chiuso nell'autolavaggio, no? Sì, sarò malatissima domani. Non si può fare. Benissimo. Il brontolosauro nostro, dimmi, ballare lui. No, brontolo, no. Vuoi ballare? No. Oggi è allegrotto, ha mangiato. Sì. La moglie ha messo la ciotola e l'ha fatto mangiare. Va bene, la nostra puntata termina qui. Noi ringraziamo di vero cuore la signora sì. Ambretta Cacciaguerra. Devo dire, una conoscenza che mi ha onorato, che ci ha onorato. Perché è vero. Conosci una persona di tale spessore culturale, di tale intelligenza... Non è facile, non è assolutamente facile. Complimenti veramente. Grazie a voi, grazie per essere stata con noi. Grazie. E poi Maria Antonietta Russo, anche per lei, anche conosce sì. Lei è stato un onore, perché una persona, una mamma, una casalinga, una mamma, così intraprendente in un paese sì. Dal quale
solitamente si fugge, no? Perché da Ordona, da Fod, da Carapella, si fugge un pochino da tutte le parti, invece lei è rimasta, è giovane, quindi è rimasta e continua a organizzare eventi. Per noi è un grande onore ospitarla. Complimenti, vero, anche a Antonietta Russo. Grazie. Noi ci vediamo domani. Complimenti anche a te perché hai l'ammiratore. Complimenti. Grazie Piero. Ma poi uscirò solo io ho le ammiratrici da Maria Grazia Barone in su. Comunque le saluto lo stesso. E dai, ma quanto sei. È vero, è vero, salutiamo. Va bene, a domani. Buona giornata a tutti. A domani.